Buon pomeriggio, siamo così arrivati al 2 novembre, è venerdì e ovviamente piove, è tempo cattivo un po' da tutte le parti, c'è il nuovo allerta meteo anche in zona, anche se non ce ne accorgiamo, e la giornata però si è aperta con la notizia della dipartita di Giuseppe Grasso, popolare Pino, che all'età di 80 anni e dopo una lunga malattia ci ha lasciato. È stato il capo ufficio stampa del porto quando ancora non c'era l'autorità portuale, è stato professionista a tutti i livelli, ha collaborato con tutte le redazioni, con tutte le radio e televisioni locali, non era più presente ma magari con una telefonata era sempre con tutti, con Pino Grasso se ne va una storia di Civitavecchia fatta di curiosità e passione. I funerali si svolgeranno domani alle 15 in cattedrale. Maltempo, Zingaretti dichiara la calamità naturale. Una nuova allerta media per il Ritolare, marina e barriera soffolta, batti e ribatti tra Tidei e i 5 Stelle, barriera soffolta per chi non sapesse sarebbe tipo il Mose di Venezia, una barriera sotterranea che mitiga la forza delle onde, però tipo, quando il mare arriva grosso c'è poco da mitigare, a Rapallo ha fatto un macello e ha rotto la diga foranea che ha resistito tanto, qui è un punto della marina dove non c'è protezione dal mare. Quindi è ovvio che ci sia qualche problema. Il problema è che si aspetta l'evento negativo per poter vedere cosa fare, è stato raccolto tutto, va messe delle transenne in pieno vento a delimitare la zona, quindi le transenne hanno camminato da sole e soprattutto si attende che qualcuno metta i fondi. Quindi non è che viene richiesta la calamità, che viene fatto, cioè nulla. Noi qui viviamo così allo stato brado. Quindi che almeno Cozzolino, che è dei 5 Stelle come la Raggi, facesse un po' di casino come fa la Raggi per Roma. Almeno quello, ma noi già stiamo pensando alla comunità europea e al suo Parlamento, evidentemente, e quindi le cose che non vanno. Barriera soffolta, dicevo, è perché Tidei ha attaccato i 5 Stelle oggi rispondono e ci dicono: Tidei, pensi a Santa Marinella, non è manco più consigliere comunale perché ha dato le dimissioni, che gli frega di Civitavecchia, in sintesi, io dico così tanto per far capire. E comincia questa querelle. Poi sul nostro titoliamo a tutta pagina in apertura, una città da salvare, quindi centrodestra cerca di limare gli ultimi punti che ci sono per presentarsi uniti, per superarli, punto per punto il programma della rinascita, l'outlet è rivolta per i commercianti infuriati, sull'amianto, e ce ne sono state tante le trasmissioni che dicono di cosa è l'amianto contro l'uomo e contro la sua salute, Civitavecchia che è il piccolissimo triste primato di morti per problemi di vie respiratorie, noi ci teniamo l'amianto così com'è. E poi c'è il comune declassato, conti segreti, quindi l'apatia della città nessuno sa, l'ennesimo declassamento da parte di Moody's del comune di Civitavecchia, le agenzie di rating sono a questo punto, è profondamente vero, questione per gli amanti della finanza, però il declassamento del comune che passa un po' in secondo piano, qui c'è l'emissione di buoni comunali, ovviamente se ne parla, e quindi altre situazioni. Quindi è una storia che si allunga dal 15 settembre del 2008 e però ancora nessuno chiede i conti a Cozzolino e ai suoi. Sapete che ci sono dei prestiti che andranno restituiti dal 2019 e altre situazioni, ma tutto va bene, madama la Marchesa. Appuntamento a lunedì.